siamo in via del Castagneto, che è una zona in frazione di Cardine a Casalza Ligure, dove ci sono 5 nuclei familiari con circa una decina di persone che ci abitano, che al momento a livello di viabilità sono isolate perché è ceduta una buona parte della carreggiata e ora sono sul posto e sta praticamente cedendo anche la parte rimanente, per cui volevo segnalare che questa zona al momento a livello viario è isolata e abbiamo la Protezione Civile sul posto che sta andando a verificare se ci sono persone che avessero bisogno di qualche assistenza, di forma di assistenza. Quindi volevo fare questa segnalazione e vi ringrazio per questo spazio che ci concedete. Siamo arrivati proprio ora dalla Protezione Civile, abbiamo il centro operativo intercomunale con i comuni di Sesto e Levante, Castiglione e Monevia, sono arrivati, ora vanno sul posto direttamente nel nucleo abitato e vanno a verificare la situazione delle persone che vi abitano. Ecco, quindi siamo proprio qui. Ora poi vi mando un video per vedere la situazione. E abbiamo anche altri smottamenti sul territorio comunale, quindi la situazione, purtroppo il terreno è saturo, sono più preoccupato ora, mentre l'altra volta per l'uscita delle tombinature, questa volta qua abbiamo problemi sugli smottamenti, quindi invito tutti alla massima prudenza, i miei concittadini che vivono nelle zone collinari, perché ci sono dei distacchi anche improvvisi da parte del terreno e quindi c'è questo pericolo in questa fase. Chiedo già di farci tramite tutti per chiedere a Regione Liguria di chiedere comunque lo stato di emergenza, perché i comuni piccoli come il nostro devono sostenere addirittura dei mutui per fare queste spese, quindi hanno bisogno che poi ci vengano ristorate queste somme, che sono somme urgenze, perché vorrei farvi vedere, non andiamo a fare altro che sistemare delle situazioni di pericolo. Stiamo facendo solo esclusivamente questo, ma queste situazioni di pericolo contate male a oggi solo per il nostro comune, detto dal tecnico, sono già circa 300.000 euro, ma contati male, poi vedremo nei prossimi giorni di fare il conto totale, per cui sono soldi che noi come comune non abbiamo a disposizione.